Finance and Tax TV Week, l'abbiamo annunciato prima della pubblicità, uno dei nostri slot dedicati proprio alla settimana dedicata alle tasse e al finance, insomma, come detto. Allora, sul nostro sito trovate tutte le informazioni relative a questa settimana che è iniziata lunedì e che termina oggi, ma insomma, con tutti gli approfondimenti del caso. Proprio ieri pomeriggio insieme abbiamo analizzato diversi spunti che arrivano da nuove normative e che servono alle imprese in questo momento, anche in un momento di difficoltà, a muoversi nei meandri delle leggi legislative. Appunto, ieri il Meniventa ha fatto luce su alcuni aspetti, oggi cerchiamo di riprenderne qualcuno. Intanto, questa è la seconda edizione della Finance and Tax TV Week, la prima era stata proprio inserita nel mezzo del lockdown, quindi in un momento in cui davvero servivano tante risposte, e visto il grande successo ci siamo tornati per implementare ancora di più le questioni. Oggi l'argomento è quello che vedete in sovrimpressione: parleremo del regime di adempimento collaborativo che è stato introdotto dal decreto legislativo numero 128/2015 del 2015 nell'ambito di un nuovo approccio nei rapporti tra fisco e contribuente, che consente di mettere in luce, di evidenziare, monitorare e gestire congiuntamente il rischio di natura fiscale. La finalità del regime, giusto qualche cenno per inserirci nel discorso, poi naturalmente vi introdurrò il relatore di questa tavola rotonda che ci spiegherà maggiormente, è di favorire il corretto adempimento fiscale da parte del contribuente, senza però che sorgano, che possano insorgere particolari conflittualità con l'amministrazione finanziaria. In tal modo, quindi, il fine ultimo è quello di consentire una maggiore efficienza nella propria attività, no? Che è poi la parte più concreta del discorso, quello che vogliamo sempre raggiungere e ottenere. In seguito all'introduzione dei reati fiscali nel novero della 231, su questo ci siamo concentrati moltissimo nel pomeriggio di ieri, la relazione cooperativa con il fisco è una protezione, diciamo, utile, quindi è un ombrello che può servire proprio per la protezione e per proteggere il contribuente dal rischio penale? Questa è la domanda un po' che cercheremo di risolvere con Emanuele Marchini, Country Tax Lead Italy di Shell. Intanto ben trovato, buongiorno. Buongiorno. Ecco, peraltro tra le prime società ad aderire al progetto pilota del 2013. Allora, Marchini, grazie per la sua presenza qui, perché questi sono argomenti che magari, insomma, non sono di facile comprensione, ma noi cercheremo di renderlo tale proprio in questa mezz'ora. Io partirei proprio da quest'anno, dai cambiamenti che ci sono stati proprio quest'anno, cioè è cambiata la disciplina sui reati tributari. Sappiamo che per la prima volta questa materia è entrata di fatto nel novero della responsabilità 231. Come possiamo considerare questa nuova stretta? Partiamo da qui. Ma è difficile farsi un'idea precisa in questo momento. Io credo che sia sostanzialmente non sorprendente, o almeno non per me, l'introduzione dei reati tributari all'interno della 231. Il motivo è presto detto: nel novero dei reati obiettivo, che si è sempre espanso negli ultimi anni, sono stati introdotti reati di vario tipo, fino ad arrivare all'autoriciclaggio, mi sembra un paio d'anni fa. Quindi diciamo che i reati tributari spiccavano un po' per la loro assenza. Quindi, ripeto, non sono particolarmente sorpreso. Sicuramente, se l'obiettivo del legislatore è quello di contrastare l'evasione fiscale, che è un obiettivo tra l'altro sacrosanto, bisognerà vedere se questo strumento è davvero efficace. Io ho sentito anche durante gli eventi di questa Web TV dei pareri anche molto diversi, molto discordanti tra esponenti della dottrina, penalisti, responsabili fiscali di impresa. Quindi bisognerà, credo, attendere qualche caso concreto prima di potersi in qualche modo esprimere. Tra l'altro, una piccola considerazione è che dovrà essere importante, secondo me, proprio nell'applicazione pratica, che chi va a fare questi controlli, queste indagini, eviti il più possibile gli automatismi e che sia in grado anche, diciamo, come conoscenze tecniche, di comprendere se il sistema di gestione e di controllo della realtà aziendale siano stati adeguati per evitare questi reati.
Esatto. Quindi insomma, prima risposta, insomma, non è sorpreso da quello che c'è stato a Stretto Giro. Nemmeno. Ecco, esatto. Allora, come detto poco fa, vabbè, Shell è stata tra le prime società ad aderire al progetto pilota del 2013 e proprio dal 2013, come detto, è il regime di cooperative compliance. Secondo lei, quindi, questa relazione cooperativa con il fisco è quello che, insomma, ho messo già come domanda alla fine della mia premessa. Potrebbe essere veramente un ombrello adeguato per proteggere il contribuente dal rischio penale che è stato introdotto proprio dalla nuova disciplina? Beh, diciamo che lo speriamo tutti noi che lavoriamo in azienda, credo. Sarà ancora una volta importante attendere forse qualche caso concreto, qualche caso veramente applicativo, perché dare una risposta precisa oggi è difficile. Facendo una considerazione, diciamo, da un punto di vista prettamente logico, solo il fatto di essere in cooperative compliance dovrebbe in qualche modo eliminare il dolo, quindi dovrebbe eliminare la fattispecie che integra il reato. Però chiaramente questa è una considerazione molto superficiale. Il diritto penale, il diritto processuale sono molto più complessi di quello che io ho appena detto. Da un punto di vista forse un pochino più giuridico, posso fare un paio di considerazioni. La Sì. prima è che se si entra in cooperative compliance, se si è ammessi al regime di adempimento collaborativo, significa che l'Agenzia delle Entrate ha in qualche modo verificato l'efficacia e l'efficienza del sistema di monitoraggio e di gestione del rischio fiscale. Quindi dovrebbe in qualche modo già dire qualche cosa rispetto a un'eventuale fattispecie di reato. E poi c'è una seconda considerazione molto precisa. Nel decreto che lei citava prima del 2015, che ha istituito la cooperative, all'articolo 6,4 è specificamente previsto che in caso di reati tributari cooperativa va a interloquire con la procura e riferire in merito appunto alla del sistema di controllo e di gestione del rischio fiscale. Quindi, concludendo, io ritengo che la cooperative debba avere ovviamente una funzione di ombrello, però Sì. chiaramente non posso esserne sicuro e mi posso Bisogna limitare aspettare, insomma, esatto, a bisogna aspettare ancora un po' prima di poter rispondere a questa domanda, insomma, un po' presto, no? Ecco, poi che sia un augurio, Esatto. certo, assolutamente sì, proprio per evitare danni successivamente. Allora, ritorniamo al 2013, lo abbiamo già detto due volte, Shell ha fatto parte del progetto pilota. Mi piacerebbe sapere in questi 7 anni come è cambiato il rapporto con l'Agenzia delle Entrate. Beh sì, allora è certamente cambiato. Noi a questo progetto abbiamo sempre tenuto molto, fin dal pilota abbiamo portato anche la nostra esperienza internazionale, perché il gruppo Shell partecipa ad analoghi regimi in altri paesi, UK, Olanda, Singapore e quant'altri. E poi abbiamo seguito anche molto da vicino alla gestazione del decreto legislativo attraverso il gruppo fiscale di Confindustria. Detto questo, noi siamo nella cooperative ufficialmente dal 2017. E devo dire che in questi 3 anni abbiamo visto un rapporto molto diverso rispetto a quello che avevamo con chi invece veniva a farci gli audit fiscali o le verifiche. Abbiamo trovato un approccio da parte del dottor Zonetti e dei suoi collaboratori sempre molto aperto al dialogo, molto, devo dire, desideroso di imparare la realtà aziendale che ovviamente l'agenzia non può conoscere. E quindi devo dire, stiamo costruendo un rapporto di fiducia reciproca e di appoggio, anche perché siamo riusciti in questi anni a gestire anche preventivamente qualche fattispecie un pochino critica. Ok, e come, ecco, se dovessimo parlare della quotidianità, a che punto, si può dire siete arrivati in questo rapporto? Beh, diciamo che è un rapporto, appunto, come dicevo, che si sta evolvendo, e a mio avviso è un'evoluzione che non potrà, che durare ancora degli anni, perché per passare a un regime, diciamo, mi fai la dichiarazione, ti faccio l'audit e poi facciamo il contenzioso, il precontenzioso, dobbiamo passare a un rapporto, ripeto, di mutua e reciproca assistenza, stima e fiducia. E questo richiede un cambiamento strutturale e anche di cultura sia all'interno dell'Agenzia delle Entrate che all'interno dei contribuenti. Oh, Quindi è un certo. viaggio molto lungo, credo, ed è un viaggio che secondo me stiamo portando avanti.
Vorrei anche ricordare che da parte dell'agenzia, al di là della buona volontà e dell'atteggiamento proattivo di cui parlavo prima, l'agenzia ha anche poi obiettivamente dei problemi anche di risorse, perché poche decine di funzionari devono gestire oltre 40 società all'interno dell'adempimento collaborativo. Quindi l'agenzia ha delle oggettive difficoltà. E mi auguro, ripeto, che in futuro questo rapporto diventi sempre più collaborativo, sempre più stretto, sempre più in grado di gestire le criticità preventivamente, perché secondo me la cooperative compliance è uno strumento fondamentale per attrarre investitori stranieri in Italia, perché è uno strumento che dà una certezza del diritto e una stabilità che è esattamente quello che gli investitori vogliono, generalmente. Sì, sappiamo molto bene quanto sia centrale questo discorso oggi soprattutto, no? Ma poi in generale a livello proprio di struttura del paese per poter insomma, reggersi su delle basi e fondamenta più solide, no? Questo è chiaro, figuriamoci in un momento in cui chiaramente ci sono tante preoccupazioni. Allora, io prima ho ricordato insomma, il nostro main event di ieri, cioè l'evento portante della settimana, no? Dedicata in questo caso al Tax and Finance, e all'interno di questo main event abbiamo parlato anche a lungo, se per così dire, abbiamo dedicato un ampio spazio alla figura del Tax Director all'interno delle aziende. Ovviamente in questo contesto abbiamo, come dire, verificato, abbiamo cercato di capire come si sia evoluta la figura del Tax Director, effettivamente dei cambi anche delle, come dire, degli ampliamenti, adesso non so se è la parola più giusta, nelle competenze del tax director ci sono stati e sicuramente ci saranno. Mi piacerebbe però avere anche il suo punto di vista, chiaramente, su questo. E c'è stata davvero questa evoluzione, o meglio, deve ancora avvenire magari? Non lo so, lascio a lei in modo ampio la considerazione. Ma allora, io oggi ho 50 anni e ne ho passati quasi 20 nelle aziende, Sì. quindi posso portare un pochino il mio contributo. Sicuramente rispetto a quando ho iniziato a lavorare in azienda, il mio ruolo è molto cambiato. Bisogna dire che dipende anche molto dal contesto aziendale e da come tu vai a interpretare il tuo ruolo di tax director. O se vogliamo anche cavarcela con una battuta, da come te lo lasciano interpretare in azienda le persone che lavorano con te. Detto questo, però, io ricordo che quando ho iniziato, il tax director, il tax manager era proprio lo specialista tecnico, lo specialista che gestiva gli audit fiscali, gestiva i pagamenti delle imposte, gestiva gli adempimenti dichiarativi. E devo dire poco altro, se non magari portare una consulenza spicciola ai business. Devo dire che nel corso del tempo io invece ho visto il tax director diventare una persona, un manager di risorse, ma anche un manager di rischi, quindi una gestione di rischi diciamo integrata con le altre funzioni aziendali. Ho visto anche partecipare il tax manager nella mia persona anche ai tavoli in cui il business decide le strategie. Quindi ho assistito appunto a una maggiore integrazione del nostro ruolo nella vita dell'azienda. E tra l'altro credo che sia importante perché questo ci ha aiutato anche a costruire una multidisciplinarietà che va appunto al di là della funzione fiscale. Tanto è vero che proprio recentemente mi è capitato di essere coinvolto in alcuni gruppi di lavoro dove non strettamente si parlava di fiscalità, ma essendo io, ahimè, il più vecchio, il più anziano in azienda, ho dovuto assumere quella che in gergo Shell si chiama informal leadership. Quindi ho dovuto un pochino tirare le fila dei vari discorsi. A mio avviso, questa interdisciplinarietà sarà ancora più importante in futuro, perché lo avete detto molto meglio e molto più diffusamente in altri eventi di questa Tax and Finance Week. Nel futuro il ruolo del tax director cambierà ancora. A mio avviso, cambierà soprattutto perché ci sarà un massiccio utilizzo, soprattutto a livello di aziende più grandi e più strutturate, della information technology, della intelligenza artificiale e di tutto quello che contribuisce a ridurre, diciamo, lo sforzo, diciamo, più transazionale, quindi con tutto rispetto di ciò che è più semplice, per esempio la registrazione delle fatture e quant'altro. Credo che quindi il tax director dovrà diventare un po' più pratico anche di IT,
E credo che appunto la multidisciplinarietà che ha saputo costruire negli anni potrà essere fondamentale in questo. Diciamo che deve mettere un proprio a punto ancora di più le competenze, ma quello lo dobbiamo fare tutti, tutti i giorni, però magari aiutandosi anche con le nuove tecnologie a disposizione, chiaramente conoscendole, perché poi vabbè, l'aiuto arriva, se poi le conosciamo anche noi, deve essere un rapporto a doppia direzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, e quindi insomma nuove sfide per questa figura, giusto per avviarci alle conclusioni. Assolutamente sì, devo dire è sempre molto sfidante, almeno il mio ruolo come è condiviso in Shell. Credo, ripeto, che sia importante anche il contesto aziendale in cui ci si muove e il tipo di interpretazione del ruolo discende anche molto dal tipo di cultura aziendale. Se un'azienda vuole solo chi fa diciamo, dichiarazioni, pagamenti, di imposte, gestione di audit, eccetera, con tutto il rispetto, probabilmente si dirige verso una funzione fiscale più di vecchio stampo e corre il rischio di non essere pronta, di non essere preparata a cogliere le sfide del futuro. Ok, va bene. Come siamo pronti a questa sfida? Come paese intendo dire, secondo lei, visto che appunto ha tracciato anche un bilancio di tutti gli anni in cui ha lavorato in questo settore? Ma sì, io devo dire, poi dialogo molto anche con i colleghi dell'Associazione dei Fiscalisti d'Impresa, l'AFI, e devo dire che riscontro, soprattutto nelle aziende più di grandi dimensioni, una tendenza che è assolutamente quella di cui parlavo prima e che trovo tuttora in Shell. Quindi grande attenzione alle novità, grande attenzione all'evoluzione del ruolo e per esempio la cooperative compliance ne è un esempio perfetto. Una volta non esisteva, alcune società, alcuni colleghi sono partiti da zero nel creare il sistema di controllo e di gestione del rischio fiscale, quindi con delle competenze che vanno al di là della mera natura tributarista per diventare poi un po' auditor, un po' legale, un po' manager dei processi e quant'altro. Va bene, è tutto molto chiaro, o meglio, sicuramente più chiaro rispetto a prima, insomma, di iniziare questa settimana che è stata decisamente istruttiva, poi insomma, si possono avere tutte le informazioni approfondendo ancora di più l'argomento. Però grazie Emanuele Marchini, Country Tax Lead Italy di Shell, che ritroveremo presto sulle fonti TV, quindi grazie per il suo contributo. Grazie.